E finita la seconda edizione di Marinando, siamo con Emanuela Carlotti. Carlotti, che è l'organizzatrice di questa bellissima manifestazione che è partita nel 2014, che nel 2015 ha avuto un successo al di fuori di ogni aspettativa. Ci speravo, a dire il vero. L'inizio dell'anno scorso è stato un progetto pilota, avevamo meno mezzi, per cui abbiamo potuto accogliere i bambini solo per 2 settimane. La cosa è piaciuta comunque tanto che abbiamo pensato bene di potenziare i nostri mezzi, barche e gommoni, per poter quest'anno dare un'offerta maggiore. Tant'è che abbiamo più o meno triplicato le iscrizioni a Marinando, vuoi perché le famiglie hanno genitori che lavorano entrambi, quindi hanno un gran bisogno di poter affidare i loro figli, e vuoi perché probabilmente abbiamo dato un progetto che è piaciuto, che è interessato, che era quello di poter vivere il mare nella sua completezza, dal nuoto alla vela alla pesca. Viviamo in una città di mare, quindi ci piace molto l'idea di far capire che il mare è una grandissima risorsa, è una gran fortuna vivere in una città di mare, è una gran fortuna vivere in un posto che ha una natura interessante, potrebbero essere anche i monti, i nostri Appennini. Noi viviamo al mare e ci piace l'idea che possiamo vivere la natura veramente a 360 gradi e farla conoscere ai nostri bambini. Purtroppo penso in una città che vive il mare in maniera un po' ristretta, la spiaggia 2 mesi, 2 mesi e mezzo all'anno, per il resto ci si chiude in casa o si va, ahimè, negli ipermercati o altrove. Le passeggiate più belle me le faccio d'inverno, ben coperta, come del resto si va in montagna coperti, e dove il mare poi presenta dei colori, delle immagini meravigliose, ecco. Ti sei chiesta perché Emanuela, Peso, città di mare, ha avuto bisogno di questo, diciamo, di una preside illuminata che è Giuliana Ceccarelli, è ora assessore anche al Sì, comune, di Umberto Casciaro che era dentro il consiglio, dell'aiuto del Club Nautico, poi dell'unione con la Vissauro per fare questa cosa quando noi, cittadini pesaresi di mare, daremo tutto per scontato che dovrebbe essere una cosa naturale. vero, lo darei anch'io. Io sono di una famiglia del porto, quindi ce l'ho proprio nel DNA dello stare in mare. Ci sono cresciuta, sono nata a 500 metri dal mare, quindi non è per niente scontato per i pesaresi. I pesaresi sono più una città di terra, in realtà, cioè una città fatta di persone che dalle campagne si sono riversate in città, e questa tradizione del mare, ahimè, che è forte, ma è molto ristretta. È ristretta alla zona porto, perché qua c'erano, come in tutto l'Adriatico, barche storiche che hanno solcato il mare, appunto Adriatico, che trasportavano merci e tutto quello che pescavano, eccetera. Sono barche meravigliose, ripeto, storiche, che tra l'altro sono visibili anche al Museo del Mare, che è presente a Pesaro, il Trabacolo, la Battana, il Bragozzo. Però, ripeto, è una cosa molto molto ristretta. Il porto di Pesaro è piccolo, al di là del fiume Foglia, al di là della statale, Pesaro è una città di terra. Credo sia questo il motivo perché è Eppure, così poco vissuto il mare, in maniera vera intendo, non la spiaggia e ombrellone. certo, eppure qui è stata costruita Azzurra, abbiamo avuto tanti pescatori, ce li abbiamo tuttora, che fanno campionati del mondo di pesca, abbiamo campioni di nuoto a go-go, visto gli ultimi Verissimo, mondiali, quattro pesaresi, fra l'allenatore Forni, verissimo. Ruffini, la Poncelè, che hanno tenuto all'Ori, e quindi dici. Come mai? Anche perché anche con la pesca, no? Eravamo le Sì, pesca al tonno, pesca allo squalo negli anni certo, 90, come eccetera, no. Ma eccetera, poi i erano cantieri pesaresi, che cantieri ahimè pesaresi, sono sono scomparsi tutti, inesistenti. però la tradizione c'è. Vero, vero. E allora che dire, noi continuiamo a proporre questo progetto perché se si è persa questa tradizione, chissà come, chissà perché, ci teniamo a riproporla, a far ricordare quello che eravamo, che in fondo l'Italia è una penisola, no? Al centro del Mediterraneo. Una città di grandi repubbliche marinare, un Mediterraneo che è stato la fonte della civiltà del mondo, no? E l'Italia ne fa parte, ne fa parte. Per cui, non lo so, i pesaresi in qualche modo se la sono dimenticata, ma noi facciamo di tutto per riportarli nel loro mare.
l'anno scorso, a dire il vero, il progetto era stato chiamato Mare Nostrum, modificato in Marinando per ovvi motivi, perché il Mare Nostrum poi purtroppo è diventato un richiamo a immagini troppo tristi, però di fatto era il Mare Nostro, dove enormi civiltà si sono scambiate tutto per secoli, no? L'unico mezzo di trasporto è sempre stata la nave fino a pochissimo tempo fa. Finisce la stagione, finiscono i corsi, ricomincia la scuola, però non si ferma questo progetto che, da quello che ha detto il presidente, che hai detto tu e che ha detto Lucilla Sanchini per la Vissauro, chiedete di proseguirlo anche d'inverno, perché il bel mare, il vento, quello giusto per fare queste cose, c'è d'inverno. C'è d'inverno, esatto. L'estate è bellissimo fare corsi di iniziazione per bambini che per la prima volta si affacciano a questo sport, che è uno sport, non solo un piccolo passatempo estivo, ci teniamo a dirlo, e che però poi viene dimenticato e al posto suo prendono piede sport bellissimi come il calcio, il basket, il pallavolo, la danza, eccetera eccetera, però appunto il mare viene dimenticato. Basta coprirsi, come quando si va in montagna, ci si copre, si ha un buon equipaggiamento e si riesce anche ad affrontare il mare. L'acqua è fredda, tra l'altro con i bambini c'è sempre un istruttore a fianco, per cui se il bambino ha freddo l'istruttore lo riporta a casa, lo riporta al molo, lo riporta in sede dove c'è uno spogliatoio con la doccia calda e dove non gli si fa certo prendere una polmonite o insomma fargli morire assiderati, ecco. Ci sono tutte le precauzioni del caso e ripeto, la montagna si affronta al freddo, ci si copre e il mare è. Per il mare è la stessa cosa. Vi auguriamo quindi di proseguire questa iniziativa, di aver successo anche per quell'invernale e di rivederci la prossima estate con magari nuove iniziative o tanti nuovi ragazzini che verranno a fare questi corsi. Noi ci siamo qui. Grazie.